La protezione civile è in prima linea per quanto riguarda l'emergenza coronavirus, lo è il Dipartimento a livello nazionale, lo sono le strutture periferiche e nei nostri territori stiamo vedendo in prima linea le associazioni dei volontari che collaborano con le istituzioni locali. Oggi con noi abbiamo Rosa Petrone, presidente dell'Associazione Le Aquile di Pozzuoli. Rosa, come sta andando questa emergenza? Come state affrontando questa emergenza, considerando che voi state collaborando attivamente col centro operativo comunale e quindi se ci puoi raccontare queste prime settimane, questi primi mesi di emergenza, prego. Buonasera a tutti, innanzitutto, cosa raccontarti? È un impegno grosso, la gente è spaventata, per cui diciamo che il primo contatto è importante è rassicurare queste persone che ti chiamano perché non hanno capito molto, diciamo, di quello che sta succedendo, non capiscono questa costruzione a stare chiusi in casa e quindi è già difficile fargli capire che è per il loro bene e per il bene degli altri. Come è Ecco. organizzata la macchina degli aiuti? A me interessa anche sapere, ecco, la giornata tipo, voi andate al centro operativo di Monteruscello, Sì, quali sì. sono i vostri compiti? Siamo lì per le 8, ovviamente, 8:30, siamo già in postazione, ci dislochiamo un po' sui il centralino, diciamo, per raccogliere appunto le richieste della popolazione, delle persone, che sono a volte anche richieste, ti ripeto, giusto per essere tranquillizzati un pochino, per capirne un pochino di più. Dopodiché compiliamo delle schede, verifichiamo che i dati che ci hanno dato, che raccogliamo dati ovviamente, nascita, nome, cognome, indirizzo di queste persone, qui poi verranno consegnati questi pacco, diciamo, alimentare. Quanti volontari ci sono con voi, con te e con l'Associazione Le Aquile? Sì, c'è un grosso apporto, diciamo. I miei siamo un 15-19, dipende poi dalla disponibilità un po' di tutti. In tutto siamo 19 persone che cercano di collaborare nel migliore del modo, ovviamente supportando quello che poi sono già le regole stabilite, diciamo, dalla Protezione Civile Comunale. Affianchiamo questi ragazzi sia ti ripeto, al telefono, sia raccogliendo, preparando dei pacchi alimentari che sono offerte. Devo dire, da insomma, tante persone, veramente arriva tantissima roba. Assicuriamo a tutti l'indispensabile, insomma, per riuscire a tenere, non sempre è possibile, insomma, perlomeno una ventina di giorni tranquilli con dei prodotti di base, diciamo, che assicurano un po'. Laddove poi ci sono dei bambini piccoli e abbiamo le donazioni, provvediamo anche a mettere degli alimenti specifici per neonati o per bambini piccoli, poi per i malati o per quelli che diciamo sono in quarantena nelle loro case, spesso portiamo ovviamente anche medicinali senza raccogliere alcun contributo, diciamo, economico, perché non abbiamo rapporti ovviamente con queste Certo. persone. Indossiamo delle tute, guanti, mascherine, calzari, insomma, e lasciamo tutto fuori la porta di queste persone e anche medicinali che spesso, insomma, di cui hanno bisogno. Senti, abbiamo parlato un po' anche delle difficoltà, ma le cose belle che hai visto durante questa esperienza, qualcosa che ti ha colpito positivamente? Io sono un po' la bionda della Protezione Civile, l'angelo mi chiamano e veramente sono carinissimi. Penso all'altro giorno, per dirtene uno, ho ascoltato una signora che aveva bisogno proprio di parlare, al di là delle difficoltà, diciamo, economiche che stava attraversando. Lei mi chiedeva, dice: io sono solo, ho perso il marito ad agosto, mi trovo in una condizione in cui
non c'ero prima, ricevo anche un contributo dal comune, però pago già di affitto una somma maggiore. E invece mi sento sola perché i miei figli non possono venire avendo dei bambini piccoli, quindi evitano i contatti. E dice, purtroppo io ho proprio bisogno, dice, ti dispiace se diventiamo amiche? Dico, no, guarda, va benissimo. Poi mi ha chiesto il nome, dice... Vabbè, che ti importa che nome ho, faccio io, sai, perché a volte è anche brutto che no, se non c'è la signora Rosa non parliamo. Quindi che non importa, siamo tutti qui per raccogliere, insomma, i vostri... Una bella, bella esperienza, una bella testimonianza. Di questo, mi dice, no, me lo devi dire per forza il no. Dico, va bene, allora mi chiamo Rosa. Sai perché? Io stasera faccio un rosario e lo faccio per lei. Guarda, mi ha commossa questa cosa, lo dico, è veramente è bello, insomma, sentirsi anche capiti, perché c'è tanta gente che ci ferma per strada, ci ringrazia, perché capisce diciamo anche il momento difficile che Sì. tutti noi affrontiamo, perché laddove c'è bisogno, capite, in ogni situazione cerchiamo di apportare il nostro aiuto. Diciamo un'ultima cosa, Rosa, un appello finale. Noi è quello che chiediamo alle persone che stiamo intervistando con dalla tua esperienza, dalla tua diciamo, visione. Che ha avuto in questi giorni l'opportunità di conoscere tante persone, ma anche di capire quelle che sono le necessità. Ecco, puoi fare un appello alla cittadinanza sul comportamento da avere e perché no, anche in che modo possono aiutarvi? Io penso che la città innanzitutto dovrebbe essere un po' più vicina agli anziani, anche nei vari palazzi, dico, nei vari condomini, se c'è una persona più anziana che ha bisogno di un aiuto, perché veramente non riusciamo a sopperire a tutto. Quindi se ci fosse una collaborazione da parte del vicino, noi che siamo così famiglia in alcuni momenti, e questo è il momento in cui, insomma, veramente dare una mano a un vicino che è in difficoltà, perché ci chiedono veramente anche le cose più assurde. No, signora, venga, venga a farmi una siringa, perché non ho nessuno. Quindi voglio dire, certe cose non ci sono possibili, perché non possiamo farle, non siamo abilitati per questa cosa. Però se c'è un vicino di casa capace, io dico una mano va data a queste persone. E l'unica cosa che direi a quelli in quarantena, cercate di capire che se c'è uno in famiglia, siete tutti in quarantena. Perché a volte mi è capitato di avvicinare, cioè di recarmi a casa di qualcuno in quarantena e magari veniva giù il marito e dice, ma tanto mica sono io, è mia moglie che ha il problema, hai capito? Cioè capire che il problema è un pochino più È di delicato. tutta la collettività. Sì, sicuramente. Rosa, ti ringraziamo per l'intervista, ma ringraziamo te e tutti i volontari per quello che state facendo per la cittadinanza di Pozzuoli. Ringrazio Grazie. voi e di essere veramente tutti vicini, l'abbiamo dimostrato in questo momento. Grazie, grazie. Ciao, arrivederci a tutti.